voglia di fare musica. Musica. Ciao, come state? Sì, lo so, l'estate è finita e si ritorna al lavoro. Una volta dicevamo l'estate alle porte, adesso diciamo l'autunno è alle porte. Va bene, ma questo non ci deve scoraggiare perché ci deve così dare una spinta in più perché? Perché vuol dire che rinizieremo con le nostre dirette del martedì mattina alle ore 9, quindi la prima sarà martedì 14 settembre, come sempre alle ore 9, così magari mi racconterete quello che avete fatto quest'estate e io vi racconterò cosa ho fatto io. Però tra le cose che ho fatto quest'estate è quella di aver seguito i vostri consigli inerenti ai libri che potevo leggere sotto l'ombrellone. Allora io sono stata brava, devo poi scoprire se anche voi l'avete fatto. E quindi che cosa ho letto io quest'estate? Beh, intanto ho letto questo, che è la storia di Andrea De Logu, speaker, giornalista di Radio 2, e poi insomma anche un po' modella, e lei ha scritto la sua storia in questo libro che si intitola La Collina, la sua storia all'interno di una comunità fino all'età adolescenziale. Molto bello, toccante, insomma fa riflettere, e quindi vi invito a leggerlo. Un altro libro che invece mi avete consigliato voi e che quando l'ho visto ho detto mamma mia, ma quanto è spesso, è un mattonazzo così, è questo qui, Valérie Perrin, Cambiare l'acqua ai fiori. La storia di questa ragazza che insomma nei vari lavori che fa finisce per fare il custode di un cimitero. Quindi è anche un giallo, tra l'altro finisce in un modo che io non mi aspettavo, quindi mi ha anche lasciato un po' così, ma meno male. Ed è la storia insomma di questa ragazza che poi diventa donna e poi la sua vita che si sviluppa all'interno di questo cimitero, prima come guardiana di un passaggio a livello e poi guardiana di un cimitero, sulle tombe e su tutto quello che viene raccontato su queste tombe. Molto bello, tra l'altro scorrevole, nonostante insomma siano tante pagine, e di quelli che iniziate a leggere non vorreste mai smettere, tant'è che ho deciso di prendere l'ultimo che ha scritto sempre lei, ovvero che si intitola 3, ed è la storia di tre amici, di tre ragazzi, e anche in questo caso insomma viene raccontata questa storia, quindi ho appena iniziato, anche questo è bello spesso, ma anche questo si legge molto velocemente, per cui insomma sono curiosa di sapere se mi sarà piaciuto più uno o l'altro, o comunque sia entrambi, perché sono diversi. E poi, intanto non ho trovato dei libri che mi avevate consigliato, perché alcuni sono fuori produzione, ce n'è uno che addirittura è in versione deluxe e costa veramente tanto, quindi no, non l'ho presa, e che era Il caso dei cioccolatini avvelenati di Anthony Berkeley, e mi interessava e mi intrigava, però niente, non lo trovo più, quindi non posso leggerlo, così come non trovo Se un cadavere chiede di te di Sara Magnoli, anche questo di un editore, Morandi Editore, che aveva fatto uscire poche copie, le aveva allegate insomma ad altre uscite, quindi anche questo si spera semmai un domani possa di nuovo venire editato. Invece sono in attesa di ricevere Nero Lucano di Piera Carlo Magno e Non fate arrabbiare Petra di Riccardo Mauri. Quest'ultimo tra l'altro è un libro per ragazzi, ma intenso, parla di bullismo e parla della storia di questa ragazza che insomma prima arriva a conoscere delle persone che insomma non è che non le rendono la vita molto facile, ma poi un giorno entra in una palestra dove stanno facendo box, si innamora di questa disciplina e insomma diventa poi anche una campionessa, e di lì impara a vincere un po' le sue paure e tutto quello che negli anni insomma si era portata dietro come bullismo. Quindi vi invito comunque ad andare anche in questo caso a regalarlo magari anche a degli adolescenti o dei ragazzi. E poi infine, mentre andavo in giro per librerie con le mie figlie quest'estate, sapete quei due libri a 9,99, insomma, che poi sono classici,
ho scelto per me questo che non ho mai letto, cioè ne parlano tutti ma io non l'ho mai letto, 1984 di George Orwell, questo libro un po' sulla fantascienza di questo mondo che è diviso in tre superstrati in guerra fra loro, Oceania, Eurasia ed Estasia. Di più non lo so perché prima finisco di leggere questo, poi leggo questo e poi gli altri che mi arrivano. Ecco, questo più che altro è per dirvi che io ero rimasta ai patti. Ho letto e spero di sapere invece voi di quelli che abbiamo consigliato cosa avete letto o se ne avete letti altri, e nel frattempo come sempre vi do appuntamento a martedì 14 settembre alle ore 9 per la nostra prima diretta dopo le vacanze estive. Vi aspetto, mi raccomando, non deludetemi perché io sono qui che vi aspetto. Ciao!